quello che vi serve, non vi serve niente da mangiare, da bere, tanto il pullman è qui, non scappa e tra un po' risaliamo, ok? Che cosa vi sembra? È un termometro, una specie di termometro per il suo per là. È giusto, ha ragione. Come ti chiami? Nicolas. Nicolas mi ha suggerito. È una specie di termometro per l'acqua. Ha ragione. Assomiglia a un termometro perché vedete è un tubicino di vetro che si dice graduato. Ha delle lineette con dove accanto ci sono dei numeri. E poi qui sotto c'è un peso, questa cosa grigia che voi vedete sotto è il piombo, serve a dare un determinato peso. Poi quella rossa è semplicemente cera per evitare che il piombo se ne vada a spasso. Se ne vada per tutta la cosa di vetro. Eh sì. E quindi assomiglia a un termometro, però si chiama densimetro. La densità dell'acqua. Esatto. Vedete, si chiama densimetro o areometro di Baumer. Ha un secondo nome, però voi per ricordare il nome più semplice è sufficiente che lo chiamate densimetro. Non vi preoccupate che tanto vedete tutti. Piccoli ha detto. Io ho detto che si chiama densimetro o areometro di Baumer. E Baumer sicuramente è un nome che voi non avete mai sentito, perché è uno scienziato, l'inventore di questo strumento qui. Ha deciso di misurare la densità dei liquidi, quindi dell'acqua, anche di altre sostanze, tramite questo strumento. E quindi in suo onore hanno dato il nome a questo densimetro. Il suo nome a questo densimetro. Allora, abbiamo detto che serve a misurare la densità. Perché abbiamo detto che questa acqua è più salata di quella dell'acqua di mare. Quindi noi vogliamo sapere quanto è salata quest'acqua. Quindi in questo caso ci permette di misurare la quantità di sale. E faccio vedere subito. Subito, subito. Antonello, qua. È veloce. Vedere la quantità di sale. Mario. Io devo metterlo all'interno dell'acqua, quindi vedete questo qui arancione è soltanto un tubo che mi serve a mettere il monello. Guardate, anche se io lo spingo giù, torna su. Aspetta. Hai fatto? Adesso, mo ci sta un pezzettino di sale, dai.
Allora guardate, se io strofino tra le mani, avete visto quando l'avete preso? C'è un pochettino di sale che è un po' più grosso e un pochettino che è più sottile, più fino. Guardate, ci sono questi fatti un po' più grossi. Se io continuo a strofinare, mi resteranno alla fine sulle mani soltanto quelli più fini. Sale fino. Quindi avete avuto la dimostrazione. È tutto di sale. Guardate quanto è grande, va da quella punta in fondo che vi ho indicato prima fino dove vedete la vegetazione, quegli alberi, fino a lì. Pensate quanto è grande. Si può riempire tutto di sale. È piccola. È giusto. Viene allontanata, va all'esterno. E infatti, dimmi, quando noi prendiamo il sale, lo mettiamo dentro questo. Quanti chili ci sono? Dimmi, avete delle domande? Qualsiasi domanda, anche delle cose. Dimmi. Guardate ora a destra, che cosa vedete? A sinistra è rosa. Allora, guardate sulla sinistra, ci fermiamo? Guardate sulla sinistra, che cosa vi sembra quello? Esatto, e qui non c'è più l'acqua, giusto? E perché noi, dopo che il sale si è formato, quindi che cosa succede? Dopo che l'acqua esce, si forma questa enorme distesa di sale, tutta bianca, e poi le ruspe che avete visto, quelle gialle, tolgono il sale tutto dai bordi e lo mettono accanto a loro. Vedete come sta facendo ora la ruspa? Siete fortunati, lo vedete proprio in diretta. E lo mette accanto a sé. Perché hanno bisogno di camminare le ruspe, però camminano direttamente sul sale. Quindi loro formano delle vere e proprie piste di sale, delle strade col sale, e ci camminano sopra, altrimenti la ruspa, che è parecchio pesante, sprofonderebbe. Invece, mettendo il sale l'uno sull'altro, crea uno spessore elevato, quindi quello spessore di sale.
cosa? Elicotteri. Esatto, perché i fenicotteri mangiano tantissima artemia, sono proprio tanto golosi di artemia. Pensate un po' che loro hanno sviluppato il loro becco in maniera tale da mangiare il più possibile, perché ci sono dei fenicotteri alti addirittura quanto i tellini.